ha approfittato della DAD e mentre faceva lezioni online ha aperto una casella di posta elettronica e mandato un'email con una richiesta di aiuto ai carabinieri. Così si è salvata una ragazza pakistana da alcuni anni residente nell'Aretino, segregata in casa da settimane dai familiari che non volevano frequentarsi il fidanzato e che addirittura avevano minacciato di morte la coppia. Capite la gravità e l'urgenza della situazione, i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno sono immediatamente entrati in azione. In poche ore sono riusciti a risalire all'identità esatta dell'autrice della mail ed una volta identificata hanno appurato che le problematiche della famiglia erano almeno in parte già seguite anche dai servizi sociali. A quel punto sono andati all'abitazione della donna e con una scusa per non far sorgere sospetti nei familiari l'hanno accompagnata presso la stazione carabinieri della cittadina valdarnese. Una volta al sicuro negli uffici dell'arma, la ragazza è diventata un fiume in piena, ha confermato di essere lei l'autrice delle mail e ha iniziato a raccontare la sua storia. Da poco meno di un anno frequentava un ragazzo indiano poco più grande di lei. Tutto era andato bene sino al momento in cui la famiglia aveva saputo della relazione, disapprovandola nel modo più assoluto a causa della diversa fede religiosa, musulmana lei, indù lui. Così l'avrebbero segregata in casa privandola del telefono cellulare e dei documenti d'identità, consentendole di uscire solo se necessario e sempre accompagnata dai fratelli, così da accertarsi che non incontrasse più il fidanzato. Di fronte alla volontà della ragazza di proseguire comunque la relazione, i familiari sarebbero arrivati addirittura a minacciare esplicitamente di morte lei e il fidanzato. Per questo la giovane ha deciso di rivolgersi ai carabinieri, approfittando dei momenti in cui la famiglia le lasciava utilizzare il computer per la DAD. La ventenne adesso è al sicuro, è stata affidata ad un centro antiviolenza, mentre sono in corso da parte dei carabinieri ulteriori indagini per approfondire i contorni della vicenda e definire con esattezza le responsabilità dei singoli familiari.